Signori, buongiorno. Stamattina, come abbiamo detto, avremmo tentato, perché poi non so come sarà, tentato di staccare il frigorifero, sia la parte interna, questa qua, che la parte esterna, questa qua. Ci siamo già attrezzati, vi faccio vedere di qua, con una serie di bancali che il nostro vicino ci ha prestato molto gentilmente per poterli, se vedete, mettere praticamente sotto il frigo, in modo che nel momento in cui lo smontiamo non rischia di cascare per terra, possiamo calarlo tranquillamente sui bancali. Ok? Questa è l'idea di massima. E poi cercheremo anche di togliere questi con il trapano. Andare a togliere tutti i rivetti per toglierli. Perciò stamattina ci aspetta questo lavoro qua. Speriamo bene. A dopo, ciao. Bene. Sul bancale, vino. Guarda che ti prendo la macchina.
Allora, abbiamo scollegato io e Dino tutto quello che è la parte cavi del refrigerante. Fate conto che era ancora pieno di gas, come avete visto. E abbiamo scollegato tutto in modo che, scusate un attimo, il pezzo si è incastrato. Scollegato tutto, adesso andremo a svitare, se riesco a farvi rivedere, questi bulloni qua per poter staccare il corpo. Il bancale serve per tenere il peso del motore, se non dovessimo riuscire a tenerlo noi, perché non sappiamo quanto pesa effettivamente. Cioè, adesso vi metto qua, così continuate a farvi i fatti nostri. Anzi, vi metto qua, che così riuscite a vedere tutto. Stacchiamo. Ecco. Buono. Questo... Quindi questo qui interno. Giusto? Eh sì. Questa? No. Questa? Sì. Cominciamo con quella sotto. L'hai trovata tu? No. La chiave? Dovrebbe essere quella lì. Sì. No, non è questa. Il problema di no che così non ce la facciamo. Niente. Stacchiamo queste qua piccole. Vai con queste. Vabbè. Tutte queste stacchiamo. Ragazzi, il flessibile è imbattibile. Thank you.
signori, buonasera. Avete visto che abbiamo tolto il motore interno, la parte interna del motore refrigerante. È stata una bella tribulata perché, insomma, era lì da tanti anni, perciò alcune viti erano spanatissime. Alcune viti erano giravano proprio a vuoto. Perciò Santo Flessibile ci ha permesso di tagliare tutto. Ricordo sempre che sono comunque cose abbastanza pericolose, perciò bisogna proteggersi, vedete? Farsi male un secondo, soprattutto per chi è bradipo come me. Pensavamo che pesasse di più la parte interna, infatti avete visto che avevamo preparato tutti quei bancali per poterlo sorreggere in caso, nel momento in cui si toglieva l'ultima vite. Invece non pesava molto, dobbiamo essere sinceri, però comunque tutto l'accrocchio inventato ci ha permesso di lavorare in sicurezza grazie ai miei vicini d'azienda che ci hanno prestato un muletto, bancali e traspallet per fare tutte le operazioni che servivano. Adesso dobbiamo smontare la parte esterna, perciò mi sa che quella sarà molto più pesante. Anche lì vi farò vedere come lavorare, comunque diciamo un po' in sicurezza dal punto di vista del peso. Niente, i travetti interni abbiamo deciso di aspettare quelli di metallo dove venivano agganciati i vari carrelli dei fiori, abbiamo deciso di aspettare a tagliarli perché magari dico io una minchiata, però ho paura che siano portanti per la cellula in sé, perciò voglio sentire prima l'ingegnere per l'omologazione se li possiamo togliere o meno, tanto sono rivettati, in un attimo vengono via. E comunque, siccome verrà tutto ricoperto da un pannello di legno di 3-5 mm, al massimo li lasciamo sotto, non è un grosso problema. È stata una faticata per me che non sono abituato al lavoro fisico, perciò continuate a rimanere collegati, supportateci, nel senso che mi piace, iscrivetevi al canale, per voi è poca roba, ma per noi è un modo per farci sentire più forti, perché l'avventura è davvero complessa e complicata. Diciamo che è lunga, io speravo che anche con i professionisti fosse un po' più corta, invece ci sono dei tempi d'attesa, giustamente, tutti devono lavorare, ci sono dei tempi d'attesa enormi per cui aspettare. Prossimo step, togliere il motore esterno e tutta la cavetteria, perciò ci vediamo al prossimo video per vedere il motore esterno. Ciao, grazie.